95% sono soci. Questa campagna che abbiamo svolto, però, almeno a me personalmente, mi ha stancato, mi ha messo in contatto certamente con più di un centinaio di persone che dovremo contattare. Forse si poteva prevedere che queste simpatie che abbiamo suscitato con le nostre posizioni in questo mese non avrebbero smosso persone che magari abitano molto lontano, però credo che possiamo essere soddisfatti sia perché per il numero dei soci che hanno partecipato, sia per tutti i contatti che molti di noi, non solo io, hanno preso. Ovviamente la mia relazione sarà diversa da come poteva essere se avessimo avuto in sala molte persone estranee all'associazione, le quali, quelle presenti, capiranno alcune delle cose dell'ARS, diciamo, durante tutta la giornata. E mi vorrei quindi soffermare soprattutto, perché questo riguarda, è una cosa che riguarda sia noi stessi, noi soci, sia i simpatizzanti, sul progetto concreto dell'ARS. In fondo noi, credo, qui siamo tutti politici, nel senso che muoviamo dal presupposto che in democrazia o negli stati autoritari i partiti occupano lo Stato. È bene che non occupino la pubblica amministrazione, ma i partiti occupano lo Stato. E questo lo consideriamo un fatto che si constata in tutti i luoghi del mondo e anche, se consideriamo, almeno negli ultimi 150 anni. Quindi i partiti formano e selezionano la classe dirigente di un paese. Anche questo è un fatto. Che la classe dirigente non sono 4-5 persone, tra livelli nazionali, regionali, noi vorremmo oggi dire distrettuali, poi cittadini, si tratta di alcune, almeno di alcune migliaia di persone. E tutti quanti credo sappiamo che la classe dirigente del nostro paese è assolutamente decadente, in gran parte ha approvato norme e seguito direttive senza comprenderne il significato, non che non ci fosse dietro qualcuno che capiva e sapeva, e quindi in generale il nostro paese, la nostra scuola, la nostra università, le nostre istituzioni, la giustizia o comunque un riequilibrio dei rapporti economici, non potranno esserci se non arriva una nuova classe dirigente. Non è che arriva Salvini, dice sovranità, all'improvviso il paese rinasce. Quindi fin dall'inizio Appello al Popolo aveva per sottotitolo, Appello al Popolo è creato il 2 giugno del 2009 con il sottotitolo EZIN, risorgimentale organo del partito che non c'è, era indicata la questione nazionale, la crisi della Repubblica, la necessità di costituire un partito. Come si costituisce un partito? Un partito, diciamo, un partito della rivoluzione italiana deve essere un fiume in piena, no? Ma non si può che partire da Rivoli. Dico, Appello al Popolo è stato ed è un rivolo, poi magari un fiumiciattolo anche bello, qualcun altro ha saputo costruire un torrente. Quindi io credo che tutti, consapevolmente o inconsapevolmente, ci siamo tutti noi, così che
quelli che chiamo sovranisti, ci siamo mossi in questa direzione, il più forse inconsapevolmente. Da questo punto di vista io considero la MMT o la teoria delle aree valutarie ottimali e la conoscenza del, diciamo, dei corollari del cambio flessibile e del cambio rigido, lo studio dei problemi dell'euro, la constatazione del contrasto tra Costituzione e trattati, delle semplici porte che ci stanno portando, ci stanno facendo entrare lungo, oppure rimanendo ai fiumi, diciamo, i primi rivoli che si sono costituiti, o se vogliamo porte che ci stanno facendo entrare nella casa che dovrà essere un giorno di questo partito della Rivoluzione Italiana. Ovviamente io non vi parlerò di come dovrebbe essere questo partito, perché non siamo al momento in cui si dice domani, dopodomani, tra un mese, stiamo per costituire il partito. E non sappiamo nemmeno quali soggetti intermedi si saranno formati e che potranno decidere quale forma questo partito dovrà avere. Mentre sui contenuti credo che in realtà grosso modo ci siamo, cioè le nostre divergenze sono spesso più psicologiche che ideologiche, più caratteriali che strutturali. Quindi quello che posso dire è quello che è il progetto dell'ARS. L'ARS infatti ha come scopo, è un'associazione e come tale vuole rimanere, e vuole, diciamo, dar vita ad una frazione di questo partito. Il partito, l'unità o l'unione, nella forma che avrà, quella debole dell'alleanza, quella più solida del fronte, nascerà, può nascere soltanto tra una unione, fusione, alleanza, organizzazione di frazioni. Quindi il compito che oggi abbiamo, avevamo già 2 anni fa, ma pochi ci seguivano, visto che credo che oggi pochi possano dubitare, ci sono argomenti per dubitare che si voterà nel 2018, in linea di principio, poi il mondo è pieno di sorprese. Quindi il compito che avevamo già 2 anni fa e che oggi abbiamo, e forse che noi avevamo intravisto prima di altri, è quello di dar vita a frazioni. Questo non è un modo di marciare separati. È l'unico modo astrattamente, già logicamente concepibile per dar vita al partito. Il partito non è un'unione di persone che si riconoscono in idee. Un partito è composto da 3 elementi, uomini, organizzazione e idee. Poi in realtà ciascuno di questi si scinde, perché ci sono le idee, c'è anche il linguaggio con il quale li si esprime, per esempio. Ma insomma, strutturalmente questi sono gli elementi necessari. Ora, ciò che vale per il partito vale anche per le frazioni. Non tutti possono avere la stessa idea, diciamo, possono seguire la stessa teoria dell'organizzazione e dell'azione dell'organizzazione. Non tutti possono avere addirittura le conoscenze teoriche tra le quali scegliere. Non tutti possono avere le capacità organizzative e di azione. Non tutti possono, proprio per valori, se vogliamo, o spesso pregiudizi, preferire un'organizzazione ad un'altra. Non c'è dunque nulla di male se per i prossimi 2 anni, anzi sarebbe davvero la nostra fortuna, noi
vedessimo sorgere e, come dire, rafforzarsi, assumere consistenza, solidificarsi, dimostrare solidità da parte di 5-6 frazioni. Il partito non nasce da un'unione di 10.000 persone che rispondono a un appello. Chi è che lavora di queste persone? Chi è che lavora molto? Chi è che lavora poco? Chi è che ha capacità relazionali? Chi è che ha, sa avere rapporti con la stampa? Chi è che è il chiacchierone di Lenin, no? Sapete, meglio che non ci siano in un partito 10 ottimi militanti anziché ci sia un solo chiacchierone. Tutto questo si costruisce con il tempo e con l'intelligenza. Quindi il partito nasce da queste frazioni. Se noi, e noi, l'ARS vuole essere una di queste frazioni. Vedete, riuscire a radunare, a svolgere come abbiamo fatto noi, abbiamo 270 iscritti, ad averne qui 150, ma altri verranno altre persone verranno nel pomeriggio, riuscire a avere la partecipazione che noi abbiamo saputo suscitare, mantenere questo entusiasmo, alimentarlo, trasformare la militanza in una comunanza, in amicizia. Io credo che molti oggi dell'ARS, almeno dei primi entrati, debbano prendere atto che stranamente a 40 anni magari si sono trovati con nuovi amici, amici veri, amici importanti, con i quali in questo momento credono che resteranno legati per una vita. Non capita spesso a 40 anni. Ecco, un partito si costruisce, e quindi una frazione si costruisce, edificando mattone su mattone questa realtà. Sul partito, e poi veramente torno alla frazione dell'ARS, una sola cosa voglio dire, perché ci sono alcuni amici di altri gruppi, parecchi, che a mio avviso sbagliano quando utilizzano la formula del CLN. Un CLN sta insieme per alcuni anni, combatte ed è destinato ad estinguersi. Ed è composto da partiti già consistenti, già formati, che di lì a poco, se arriverà alla vittoria, avranno ciascuno 1 milione, 2 milioni di voti. Questa è l'esperienza italiana. Partiti che si uniscono, vincono e poi sono loro lo scenario politico. Ora ci vuol poco a capire che la nostra situazione non è questa. Quindi la formula esatta, a nostro avviso, a mio avviso, ma è una formula che sta già nel progetto, cioè in uno degli elementi dell'atto costitutivo, progetto dell'ARS, è il fronte. Perché questo partito, se tutto andrà bene, dovrà entrare in Parlamento nel 2018, no? Parlare al popolo ed esplodere. Quindi è un partito che ha un programma, ha un linguaggio unitario. Ci sono dei fronti che reggono come partiti per 30 anni. Quindi l'unica cosa che mi sento di dire è che questo partito alla fine dovrà essere un fronte e non un CLN. Prima di passare un pochino a spiegare agli amici non iscritti qualcosa sulla struttura dell'ARS, sulla struttura organizzativa, voglio dire chi potrebbero essere queste, diciamo, frazioni. Noi intanto oggi abbiamo chiamato, proprio a testimoniare il nostro spirito unitario, abbiamo chiamato 3 persone come rappresentanti, come membri di coordinamenti o di comitati, di gruppi, diciamo, che ci è sembrato, poi oggi verificheremo,
grosso modo vogliano percorrere una strada simile alla nostra. E quindi gruppi che sono intanto o usciti fuori dalla rete, due, o hanno cercato di uscire, hanno cominciato ad uscire, o invece che si organizzano fuori dalla rete. Quindi gruppi che vogliono esistere nella realtà. Quindi noi oggi avremo Mimmo Porcaro, che è membro del Comitato Operativo del Coordinamento Nazionale della Sinistra contro l'Euro. Vedremo a che punto sono, vedremo quali possono essere le prospettive. Noi ovviamente, nel rispetto del metodo che ognuno dà a se stesso, suggeriamo, mettiamo le bandierine dove possiamo metterle. Nessuno metterà le bandierine in tutta Italia, però c'è chi le mette a Perugia, chi le mette a Pescara, chi le mette a Roma e così via, e poi dovremo unirci. Tutti andiamo a costruire quella che sappiamo essere semplicemente una frazione. Se si muove da questo presupposto, lo spirito unitario direi che è addirittura la base. Abbiamo poi Luigi De Giacomo, che è membro del direttivo e portavoce del Comitato Italiano Popolo Sovrano. Li abbiamo conosciuti sulla rete, ma abbiamo visto che hanno cercato di organizzare in Toscana, diciamo, delle azioni, degli incontri fuori dalla realtà. Ho parlato col telefono, l'obiettivo è questo, e se ho ben capito, così almeno l'abbiamo conosciuti, oggi ci spiegheranno, Luigi ci spiegherà, in qualche modo sono andati raccogliendo i cocci politici migliori delle persone che hanno partecipato al movimento del 9 dicembre, una parte, e quindi appunto persone che comunque sono scese in strada e vogliono, da quell'occasione, si sono incontrate in quell'occasione e vogliono continuare e organizzarsi. Poi ci sarà Pierluigi Priori, una persona che ho avuto casualmente la fortuna di conoscere, una persona squisita, un borghese, si definisce con orgoglio, nel miglior senso possibile, un democristiano, e si muove in ambiente cattolico. Vedremo oggi in che misura questa si possa, ambiente di associazionismo cattolico, ma le idee sono appunto grosso modo le nostre. Quindi intanto abbiamo questi tre gruppi che hanno fatto dei passi nella direzione che noi abbiamo iniziato 2 anni fa e ci sembrava importante, come dire, interloquire con loro. Forse ce ne saranno altri, devo dire però che la maggior parte dei gruppi che noi abbiamo conosciuto sulla rete sono puramente virtuali e l'ARS si è data per, come dire, dogma, a parte parlare a titolo di amicizia, ma di non instaurare nessun tipo di rapporto politico con realtà che siano soltanto virtuali, che non organizzino convegni, assemblee, conferenze. Questo è un dogma che ci siamo dati per rendere efficiente la nostra azione, che non è assolutamente chiusura verso di nessuno, basta che si attivino nella realtà e cominciamo ad interloquire. Poi, quando iniziamo 2 anni fa, francamente pensavamo che più facilmente sarebbero sorte 2 frazioni e poi addirittura una terza, che potrebbero essere persino consistenti. L'una era quella che proveniva dalla MMT, dagli studenti, li chiamo così, della MMT. Prima o poi pensavamo capiranno che lo scopo sociale di voler diffondere questa scuola economica, alcune idee di una scuola economica, perché i politici di riferimento, che potevano essere poi un po' tutti, e avessero fatte proprie,
era destinato al fallimento. È uno scopo sociale, secondo noi, sbagliato, ma questo non, assolutamente non significa, diciamo, abbiamo apprezzato tanti ragazzi che abbiamo conosciuto, studenti della MMT, però noi diamo la nostra idea su questo scopo sociale. E quindi abbiamo avvertito anche che con il tempo essi si sono depotenziati più che potenziarsi, perché quando scegli uno scopo sociale sbagliato, la tua azione non produce risultati e per forza di cose regredisci anziché progredire. Quindi noi li abbiamo invitati, non sono venuti molto, alcuni ci sono, e quello che diciamo è: voi avete due possibilità per incidere. Intanto dovete anche voi fare il passo politico, e lo potete fare in due modi. A, organizzandovi tra loro, voi formando una frazione, non pensiate che tutti i divulgatori automaticamente diventino, come dire, politici, militanti. Quindi alcuni di voi, e create una frazione e cominciate a lavorare. B, se questa scelta non la fate per tante ragioni, e credo che la debbano fare più gli studenti che i divulgatori, perché i divulgatori, volendo continuare l'attività di divulgazione, hanno un'attività, chiamiamolo così, un attivismo, già lo svolgono, notevole, non possono sommare i tempi, né possiamo chiedergli, come dire, di cambiare attività che svolgono, no? Non possiamo chiederlo. Quindi o gli studenti si organizzano, alcuni, non pretendete di essere tutti, oppure entrate in altre formazioni e ovviamente entrate anche nell'ARS, questo, no, permettete di dirci. Noi vi, qual è il vostro problema a nostro avviso? Il nostro, il vostro problema è che non è mai esistito nella storia un partito che dice: noi siamo sraffiani, noi siamo Hayekiani, noi siamo MMT, ma persino Marx in Assemblea Costituente sarà stato citato un numero limitato di volte. Si propongono politiche economiche, si affermano valori, si tutelano interessi, si elaborano provvedimenti, si sintetizzano in principi di politica economica. Non serve dire MMT, MMT. Permettete che vi dica, così non si va da nessuna parte. Ma poi che senso ha? Citare, c'era un economista che... Ma che volete fare? Quando si passa sul piano politico, la MMT è stata appunto la porta che aveva portato al sovranismo. Adesso si propone idee politiche. Questo significa che sia se formerete la vostra frazione, nel vostro programma, nel vostro linguaggio potete anche metterla, ma siccome questa frazione è destinata ad essere una parte di un tutto, già oggi sapete, immaginando che saranno 4 o 5 le frazioni, che non si declamerà MMT, si diranno obiettivi di politica economica, questo sì, e strumenti di politica economica. E se poi entrate invece in un'altra formazione, la cosa è ancora più lapalissiana. Un ultimo appunto a questi studenti: il sistema ci porta a essere tutti individualisti, tutti narcisi. 60 milioni di allenatori della nazionale siamo noi. Questa è una malattia. In un partito, in un'associazione si entra, dopo aver deciso di voler dare il proprio contributo in un certo settore, condividendo il 70-80% del programma, e nel momento in cui mettiamo la firma, quel programma diventa tutto nostro. Si accetta il 100% e si marcia per realizzarlo. Immaginate che non avessimo noi adottato questa regola,
che viene scambiato da qualche ingenuo per mio autoritarismo. No, qui è lo statuto che ci sovrasta tutti, perché anche io sono sottomesso a questa regola. Immaginate che oggi noi avessimo aperto la possibilità di discutere, come proponeva qualcuno ingenuamente, a mio avviso, il nostro documento. 150 persone, 150 emendamenti. Voi avreste avuto la possibilità di giocarvi la partita per quella parolina che proprio non ci dormite la notte, però lì c'è scritto questo, non posso. Ma chi ve lo dice poi che il documento sottoposto a 150 emendamenti sarebbe stato a voi preferibile rispetto a quello che c'è adesso? È una mentalità, è la stessa mentalità che porta a sfasciare le famiglie. Una donna, parlo di donna perché è una donna brava, una donna fedele, una brava madre, però c'ha questo difetto, no? E uno non riesce a passarci sopra. Questa è immaturità, è l'egoismo che produce questa società, sempre esistito, ma la larga presenza che ha nella nostra società è il segno della malattia, è un carattere capitalistico e individualistico che va stroncato. Quindi se entrerete nell'ARS parteciperete insieme ad altri in questi 2 anni, poi speriamo di essere tutti assieme, a sviluppare alcuni altri documenti, ma trovate un linguaggio, trovate delle priorità, trovate delle scelte. Se le condividete all'80% siete fortunati. Molti di noi non le condividono all'80%, compreso il sottoscritto che ha scritto i 3/4 di quel documento. Perché ovviamente non ho scritto ciò che penso sulla pubblicità, sul credito al consumo, non essendo argomenti spendibili, o sugli Stati Uniti. Ho tentato di scrivere qualcosa che potesse unire un certo numero di persone. Quindi nemmeno io condivido più dell'80% di quel documento. Un'altra possibile frazione potrà venire, diciamo, da dissidenti, da simpatizzanti del Movimento 5 Stelle. Io ne conosco molti intelligenti che sono usciti in questo tempo. Se avranno capacità di organizzarsi, di incontrarsi, certamente lì c'è un'esperienza, ci sono dei rapporti costituiti, quindi speriamo, senza voler togliere, tanto non è che stiamo paventando una scissione, parliamo semplicemente di una frazione di militanti o simpatizzanti pentastellati, un nulla nel Movimento 5 Stelle, un granello che poi dovrà crescere di per sé. Di persone brave e intelligenti ce ne sono. La terza, più grande possibile frazione, pensavamo potesse provenire, se non da Alberto Bagnai, dall'ambiente che si è creato attorno a lui, che frequenta il blog dai più vicini, se vogliamo, o da lui stesso. Abbiamo letto ultimamente che, insomma, l'idea almeno qualche volta dice di avercela, ma bisogna attendere un naufragio. Ora, certamente bisogna attendere il naufragio per prendere il potere, certamente, ma per iniziare la strada, la costruzione di questa rete di rapporti umani, la conoscenza, ripeto, di chi sa fare una cosa, chi ne sa fare un'altra, chi se dice una cosa la adempie, chi invece se dice una cosa può non adempierla, chi ti può effettuare, tutto questo richiede del tempo. Però, diciamo, tutto sommato, noi speriamo ancora che da lì possa partire qualcosa. A naso queste sono le forze. Poi in rete, se infine direi, si diffondono, le nostre idee alla fine si diffondono, sovranismo l'abbiamo inventato noi, era un neologismo, oggi c'è tanta gente che si dice sovranista senza nemmeno saperlo. Sovranismo
lo usavano soltanto alcuni sardi per indicare un'idea politica che sarebbe, non so se tra indipendentismo e autonomismo, no? Oppure la Costituzione, anche noi siamo stati i primi in rete a portare il problema di questo contrasto. Poi Barra Caracciolo l'ha sviluppato, ma vediamo anche persone che probabilmente la Costituzione non l'avevano mai invocata, che cominciano ad invocarla. Quindi non possiamo escludere nemmeno movimenti, chiamiamo così, qualunquistici, ma lo dico in senso da uomini comuni, che potenzialmente ci sono, ma naturalmente, questo come frazione, sorgeranno soltanto se alcune, diciamo, se la storia gli consegnerà degli organizzatori, a che sorge da solo un movimento. Anche lì una frazione interessante o comunque con la quale stare insieme potrebbe venire fuori. E passo all'ARS, cosiddetta. L'ARS ha una struttura organizzativa, e concludo, qui parlo per coloro, per i simpatizzanti, che spero che si iscrivano, ovviamente. L'ARS ha una struttura organizzativa abbastanza semplice, cioè ha un solo organo vero, poi abbiamo Probiviri, ma fino adesso non hanno mai dovuto intervenire, quindi, ed è il comitato direttivo. Eravamo formalmente 7, ma 2 erano in dissenso fin dalla prima riunione, fin dal secondo mese, quindi di fatto eravamo 5. Oggi siamo 15, spero che oggi diventeremo già 16, e la regola fondamentale che noi abbiamo previsto per far funzionare l'associazione è una regola di cooptazione. Cioè il comitato direttivo ha il potere, dovere, di cooptare ogni socio che si dà da fare, tanto, perché ci sono, se voi siete qui è perché alcune persone sono state rapite dall'ARS, no? Che si dà da fare, che ci sa fare, che sa parlare, sa capire i problemi, che porta altri soci, ha idee e dà un contributo. Quindi, in fondo, più che eleggerci, poi siamo noi, fare le elezioni, perché questa non è democrazia, questa è deficienza. Il giudizio sul comitato direttivo sta prima in ciò: hanno cooptato tutti coloro che si sono segnalati per l'impegno, per la disciplina, per la serietà, per la capacità, per i risultati che hanno portato? Io credo che li abbiamo chiamati quasi tutti. Perché quasi tutti? Perché in alcune città, a Genova, anche in regioni, all'inizio è accaduto che c'erano più persone che si davano da fare e si impegnavano. Quindi in questi casi, disapplicando probabilmente l'atto costitutivo, abbiamo detto decidete voi, diteci un nome, no? Tra la persona, ditelo voi chi è che più si è impegnato e così via. Ecco, ma con questa semplice... E quindi accade che abbiamo dei gruppi dove ci sono più persone che lavorano, magari nel comitato direttivo ce n'è una sola, ma l'hanno scelta loro, non potevamo chiamarli tutti. Teoricamente l'idea, siccome questo dovrà procedere per altri 2 anni, e scusate se parlo il mio vecchio linguaggio, questo un giorno sarà tipo il comitato centrale, cioè sarà una forma di selezione di tutte le energie migliori che si esprimono. Che fa però il comitato direttivo? Il comitato direttivo dirige l'esecuzione. La mia esperienza, io ero venuto in rete con Appello al Popolo per creare questo partito, fui contattato da Giulietto Chiesa, insomma sono stato un anno lì in alternativa, sempre un po' in disparte perché io ero sovranista e loro non erano sovranisti, e ho potuto vedere ciò che non deve accadere perché un gruppo cresca
e diventi solido. Cioè non ci si aggrega e dopo un anno si dice bene, adesso ci sediamo e facciamo il programma o il progetto. No, nell'ARS c'era tutto. C'era il documento di analisi e proposte, 40 pagine, c'era un atto costitutivo, c'era un progetto. E quindi c'era, noi non prendiamo rapporti con i gruppi solo virtuali, punto. Se io mi impongo su questo, io sto solo difendendo l'atto costitutivo, io non sto imponendo niente, io mi sto sottoponendo all'atto costitutivo. Il progetto è scritto. In un certo senso questo ci consente di marciare e io credo che rispetto a tanti altri gruppi dovranno riconoscere i nostri amici, chi ci osserva, che noi abbiamo fatto qualcosa che gli altri non hanno fatto. E lo abbiamo fatto perché abbiamo seguito il criterio dell'unanimità, non della maggioranza. L'atto costitutivo, diventi socio, è il tuo atto costitutivo, il progetto è quello, idem il documento. L'anno scorso abbiamo approvato 3 documenti importanti, sulla scuola, sulla repressione finanziaria, sul lavoro e pensioni, e previdenza e assistenza in realtà. Ma li abbiamo approvati 2 all'unanimità e 1 all'unanimità meno un voto. Non si propongono documenti da approvare col 51%. Si rinvia, siamo ancora pochi, abbiamo anni per affrontare quegli argomenti. Quindi noi abbiamo scelto temi, approcci e linee che ci rendessero un corpo sostanzialmente unico, con pochi. E questo è vero anche per il comitato direttivo. Abbiamo avuto 2 episodi di amici, uno era davvero un amico, che poi sono andati via, hanno perduto 14-3 in un caso, 12-2 nell'altro, è il caso della elezione. Ma dico, tu proponi una delibera, ci fai stare un mese a leggere un documento e perdi 12-2, poi vai via, cioè dovresti prendertela con te stesso. È che ogni socio si alza e dice deliberate su questo, noi perdiamo un anno, 12 soci che ci pongono quel problema, noi perdiamo un anno a deliberare. Tu parli con tutti i soci, vedi se c'è un consenso, se c'è un consenso di 6, 7, non lo fai, che fai le battaglie, ma che siamo un partito di governo e già hai sbagliato. Se hai un'idea importante che convinca tutti largamente, tendenzialmente unanime, la propone, altrimenti ci occupiamo di altro. Il comitato direttivo dell'ARS, credo che nel 95% dei casi, ha deciso l'unanimità. Quindi unanimità nell'approvazione dei documenti, unanimità nella direzione delle decisioni, così dire, esecutive, organizzative, perché il comitato direttivo altro non fa che questo, appunto perché esegue un progetto. Altre cose, diciamo, contenutistiche, considerato che la platea è composta per lo più da soci e da persone che ci conoscono bene, non le dico, non ho bisogno di svolgere l'orazione e quindi credo che sia stato importante, visto che noi abbiamo deciso di scendere nel campo politico, che sia emersa una teoria della prassi dell'agire politico, una teoria dell'azione, una teoria dell'organizzazione. L'organizzazione è tutto. Perché noi stiamo costruendo organizzazioni, frazioni, che dovranno unirsi per dar vita ad una organizzazione. Grazie.